qui con Laura Chiocchetti, responsabile marketing da in Italia. Cosa ne pensi della manifestazione? La manifestazione, essendo la sua prima edizione, è ancora un to be defined, come si usa nel gergo da marketing, e sicuramente potrebbe esserci un po' più di affluenza, ma la gente è presente, comunque viene a visitare il nostro stand. Noi volevamo essere presenti perché è comunque il target che più andiamo a stressare, quindi senz'altro ci dovevamo essere e siamo felici. Qualche novità prodotto? Per le novità prodotto dovremmo aspettare la fine del 2024 e inizio 2025, quindi per il momento ci riserviamo qualsiasi informazione o spoiler. E, nulla, continuiamo con la nostra gamma di prodotti, soprattutto per l'SPD e la Redline, che potete vedere anche qua dietro. L'azienda sta comunque spingendo molto a livello di brand, quindi sull'immagine soprattutto tecnologica di quello che insomma, vogliamo rappresentare il brand in un modo importante, quindi ci teniamo molto ad essere presenti con uno stand tecnologico per dimostrare i nostri prodotti anche a livello di caratteristiche tecniche in un modo un po' più moderno, un po' più appealing e nulla, quindi per questo l'investimento continua sia a livello di produzione che di prodotto che a livello di brand, ecco. Grazie.